ormai da anni che abbiamo rilanciato il pesce di lago con dei piatti che riscuotono un bel successo, vedi il gambero del lago, il persico, la tinca, e ci vengono a trovare da tutta l'Umbria e qualche volta ha trovato qualcuno anche di fuori regione. È la cucina il pezzo forte della sagra del gambero e del pesce del lago Trasimeno, come racconta il presidente della Proloco di San Savino, Maurizio Orsini. Ma a testimoniarlo sono proprio i diversi accenti che si odono tra i tavoli dei turisti provenienti da vari angoli d'Italia che, se in vacanza al Trasimeno, lo confermano loro stessi, non rinunciano a farvi tappa. Insomma, tra tavoli pieni, centinaia di coperti serviti, grandi apprezzamenti per il menù e per gli spettacoli musicali dal vivo, a San Savino si è aperta la 33esima edizione della Sagra del Gambero. Un fiume di persone che si riversa in questo piccolo paese del comune di Magione e che permette alla stessa Proloco di reperire importanti fondi che vengono poi regolarmente reinvestiti nel paese. L'anno passato abbiamo inaugurato un campo di calcio a 7 che sta qui sotto, che sta veramente funzionando bene. E poi quest'anno abbiamo fatto il Museo della Comunicazione insieme al Museo del Giocattolo di Perugia. E è venuta veramente una cosa veramente interessante che stiamo facendo partire adesso e poi soprattutto quando ricominceranno le scuole, per le scolaresche sarà sicuramente un punto importante per venire a visitare sia il museo che l'oasi che sta qui sotto. The sound of Aaron Barron. Fino a domenica 25 agosto, gli amanti dello spiedino di persico, della tinca affumicata, del guazzetto di gambero e delle fritture di pesce, ma anche dei classici piatti della tradizione umbra, avranno il loro punto di riferimento al Trasimeno, a San Savino, dove ogni sera, negli angoli più suggestivi del paese, verrà anche proposta musica dal vivo e DJ per tutti i gusti, dal ballo liscio al folk, passando per il rock, l'hip hop e la dance.